Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del TG Web di Irpinia News. Apriamo subito il nostro notiziario con le pagine della cronaca. È stata dichiarata clinicamente morta la 53enne operaia di Irpinia Ambiente che lo scorso lunedì a Mirabella e Clano era caduta battendo la testa a terra mentre scendeva dal lato passeggero dell'autocarro quando era alle prese con le operazioni di raccolta dei cassonetti della differenziata. I dettagli nel nostro primo servizio. È stata dichiarata clinicamente morta la 53enne operaia di Irpinia Ambiente che lo scorso lunedì a Mirabella e Clano era caduta battendo la testa a terra mentre scendeva dal lato passeggero dell'autocarro quando era alle prese con le operazioni di raccolta dei cassonetti della differenziata. Subito ricoverata al Moscati, dopo 4 giorni di agonia la donna è stata dichiarata clinicamente morta. Immediatamente la donna era stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Ariano Irpino, ma le sue condizioni erano state giudicate gravi tanto da rendere immediato e necessario il suo trasferimento in eliambulanza presso la città ospedaliera di Avellino. I suoi organi saranno donati. Solo ieri si era appreso della tragica notizia della scomparsa di un altro operaio della provincializzata dei rifiuti in Irpinia, originario di Candida, deceduto dopo più di un anno di agonia in seguito ad un incidente verificatosi mentre era in strada a svolgere le proprie mansioni di operatore ecologico. E rientriamo in studio e parliamo ancora di cronaca. Rubavano i gioielli della nonna per poi rivenderli ai Compro Oro e procurarsi così il denaro per acquistare sostanze stupefacenti. Il fatto è venuto a Solofra, a finire nella rete dei carabinieri della locale stazione coordinata da Giuseppe Friscuolo. Sono 4 giovanissime ragazze, tutte sotto i 20 anni, di cui una addirittura minorenne. E passiamo ai temi di attualità con l'incontro voluto dalla consigliera di parità alla provincia di Avellino Mimma Lomazzo, dedicato al ruolo delle amministratrici in Irpinia. Abbiate più coraggio è stato l'invito dell'esponente di Palazzo Caracciolo. Il servizio. Abbiate coraggio perché? Perché mi è giunta voce che molte amministratrici elette in consiglio comunale, insomma, sollecitate dai sindaci, hanno rinunciato a fare gli assessori, e allora a questo punto dico non ha senso che uno si candida per stare in consiglio comunale. Oggi il destino e le sorti di un territorio, quindi sì, ovviamente si giocano negli organi esecutivi degli enti, è lì che appunto una donna quindi può fare la differenza, è lì che la donna quindi può indirizzare ed orientare le politiche di quel territorio più rispondente a quelle che sono le esigenze delle donne. Ovviamente noi non ci fermeremo qui perché calendarizzeremo gli appuntamenti su argomenti precisi e qui stiamo in fase d'ascolto. Però perché le ho volute riunire? Perché io credo molto nella squadra, nel lavoro di squadra. Per cui se noi riusciamo a mettere insieme le donne appartenenti a tutto il territorio provinciale, possiamo quindi facilmente quindi fare progetti che possano conciliare la vita di loro e la vita di cura, attingere i fondi europei. La cosa che io reputo che sia appunto una dannazione, che noi abbiamo 15 miliardi di euro da spendere entro il 2015, insomma abbiamo bassissima progettualità che viene dal nostro territorio. Chiudiamo con la politica in vista delle elezioni provinciali del prossimo 9 ottobre. Sella ha radunato i propri candidati per presentare i temi e i contenuti del prossimo impegno elettorale che vedrà impegnati questa volta non i cittadini ma i circa 1200 amministratori di Irpinia. Abbiamo sentito in merito il sindaco di Santa Paolina, Angelina Spinelli. Sostegna Foti perché diciamo, siamo nell'ambito del centrosinistra, ora ovviamente abbiamo una posizione comunque un po' critica, però rappresenta il sindaco del capoluogo e quindi in questo caso ovviamente il nostro appoggio è per il sindaco che ci rappresenterà come presidente. Con la nuova riforma quali saranno le competenze della provincia e perché è importante partecipare a queste provinciali da parte degli amministratori in Irpinia? Sì, allora è importante partecipare perché penso che l'ente provincia dovrà avere una funzione di collegamento tra i comuni e la regione, una funzione importantissima soprattutto per i comuni dell'Irpinia che è costituito prevalentemente da piccoli comuni piccolissimi che rischierebbero altrimenti di rimanere isolati, di rimanere fuori da tutta la programmazione che invece se fosse soltanto in mano alla provincia. Quindi c'è il ruolo importante che dovrà svolgere la provincia.
che dovrà, diciamo, puntare e porre l'attenzione su alcuni punti programmatici fondamentali, che sono il territorio, la salvaguardia del territorio, che è la nostra risorsa, diciamo, più grande, la difesa dell'acqua pubblica, la provincializzazione dei rifiuti, soprattutto lo sviluppo, ecco, dell'occupazione nella nostra provincia. E con le parole del sindaco Spinelli è davvero tutto, l'augurio di una buona serata dalla redazione di Irpinia News.